Francesco Bettella, oltre ad essere un atleta della nazionale italiana di nuoto paralimpico e ad essere ingegnere, è anche presidente del comitato organizzatore della tappa di Coppa del Mondo che si terrà a Lignano dal 27 di febbraio al 1 marzo. Francesco, un anno particolare, quello delle Paralimpiadi, intanto come procede l'organizzazione di questo evento? Sarà l'unica gara internazionale in Italia. Sì, come hai detto tu, è un anno particolare perché il 2020 è anno olimpico. La nostra sarà l'unico meeting internazionale organizzato in Italia. Ci aspettiamo una grossa affluenza di tanti atleti dall'estero, e crediamo che saranno più di 300, quindi è un meeting importante. Stiamo procedendo con l'organizzazione e siamo in contatto ovviamente con la gestione della piscina per mettere a punto gli ultimi aspetti logistici e adesso aspettiamo gli atleti. Quindi un evento da non perdere. Nel frattempo, si diceva, sei appunto un atleta della nazionale, e come procede la preparazione per l'appuntamento più importante del 2020? Sì, diciamo che mi devo dividere in queste due figure. La preparazione procede bene, è periodo invernale, quindi gli allenamenti sono molto pesanti. Il prossimo test importante saranno appunto le World Series di Lignano, poi a maggio ci saranno gli europei in Portogallo e poi vedremo per Tokyo più avanti. In bocca al lupo. Grazie.